Cos'è un conflitto ambientale, secondo voi? Ovvero, c'è qualcosa in comune tra il conflitto dei cacciatori che vogliono allungare la stagione venatoria e degli ambientalisti che non vorrebbero concedere una stagione venatoria lunga? C'è qualcosa in comune tra un gruppo indigeno che si oppone a un'espansione petrolifera e un'impresa che vede quel luogo unicamente come riserva? C'è qualcosa in comune tra una popolazione che si oppone all'espansione di un parco naturale? Oppure tra una popolazione che si oppone a un inceneritore? Oppure tra una popolazione che si oppone a un impianto eolico? L'impianto eolico poi fa bene, no? Energia pulita. Dall'altra parte però qualcuno valuta paesaggio, eccetera. Allora, tutte queste cose apparentemente diverse hanno un qualcosa in comune. È vero? Energia fossile, energia rinnovabile, cosa hanno in comune? Niente, apparentemente. Tutelare la natura con un parco a cui se la gente si oppone, o attaccare la natura con una espansione della attività venatoria. Perché io metto insieme queste robe così diverse? Perché toccano un tema centrale, che è un tema comune. Tutte queste cose diverse hanno qualcosa di comune. E la questione comune è progetti alternativi di gestione delle risorse del territorio, che convivono e che vengono portate da attori diversi e mettono in evidenza la crisi dei luoghi decisionali. Del fatto, per esempio, che su fauna, su energia, su risorse, non abbiamo dei luoghi deputati affinché le alternative progettuali possano confrontarsi. Possano confrontarsi in maniera costruttiva, in maniera anche capace di avere una visione complessiva. Abbiamo un tavolo per discutere dove far petrolio in Italia? Prima di tutto non sto discutendo se petrolio è cattivo o buono. Sto discutendo di questo perché le transizioni, l'uscita dal fossile non si fa in un giorno, come la Germania ci ha messo 20 anni a uscire dal nucleare. Allora, c'è un tavolo delle transizioni e in questo tavolo delle transizioni dove discutiamo se ha senso o no un certo tipo di concessioni, se ha senso o no fare delle operazioni. Allora, il conflitto ambientale ha questo problema. Mette in evidenza la crisi del processo decisionale e la mancanza di tavoli adeguati per prendere delle decisioni complesse. Allora, come dobbiamo fare ad affrontare i conflitti ambientali? Beh, prima di tutto dobbiamo anche avere dei modelli teorici capaci di aiutarci a guardare la complessità, perché se non li abbiamo è inutile. Poi abbiamo bisogno anche di capire dove siamo. Io credo che l'aspetto importantissimo di Luca Jordan sulla cooperazione generatrice di conflitti e di guerra è un tema fondamentale. Infatti si usa oggi, chi è capace, chi ha voglia, la Peace Impact Assessment, cioè la valutazione preventiva di come l'intervento umanitario possa generare guerra. Ok? Poi come venga usata, le tecnologie eccetera, anche questo apre una serie di prospettive. Ma soprattutto quello che diventa interessante è, bene, di fronte ai conflitti come ci muoviamo? Io ho categorizzato 4 categorie di approcci, un po' legate anche all'esperienza che ho fatto in diverse parti del mondo. Allora, ci sono intanto gli approcci preventivi. Noi possiamo lavorare per evitare che i conflitti avvengano e vediamo poi, perché questa è una roba importantissima. L'80% dei conflitti si potrebbero gestire da lì. Poi ci sono approcci gestionali al conflitto. Chi, una volta che il conflitto è arrivato, si entra e lo si prende in mano. Ok? Ci sono approcci strutturati. Per esempio negli Stati Uniti c'è la presenza di forum specifici, in Francia c'è per esempio un'esperienza molto interessante che è la Commission du Débat Public, che proverò a dire una cosa poi,
Esistono processi di progettazione partecipata, il modello di mandati di studio parallelo che si usano per esempio in Svizzera, cioè ci sono delle tecniche strutturate per gestire la decisione e evitare di andare al conflitto. E poi ci sono gli approcci caccia per caso, cioè chi non si struttura, però di volta in volta, se il problema si propone, affronta il conflitto. Allora, prima di tutto dovremmo chiederci perché avvengono i conflitti, ma soprattutto perché non avvengono. In dittatura non c'è conflitto, ok? La democrazia è conflitto, quindi questo è un primo aspetto. Se non c'è conflitto vuol dire che c'è un potere così forte che impedisce agli altri poteri di emergere, tipico delle dittature, ok? Tipico delle situazioni carismatiche, tipico dei luoghi dove non si vive la democrazia, ma dove ci sono poteri piramidali. Quindi nella prassi dove i poteri sono plurimi, dove le dinamiche sociali sono aperte, eccetera, è prassi che i conflitti emergano. Allora, perché i conflitti emergono? Quindi dovremmo chiederci, quando si interviene in un territorio, la cooperazione spesso interviene in un territorio, ma anche un'amministrazione comunale quando decide di fare un parco pubblico o localizzare una piazzola di raccolta di rifiuti o un parcheggio, qualsiasi cosa, si va a incidere su un territorio che ha degli attori che hanno già dei loro progetti. Se uno in quel posto ha il progetto di andare a pescare e ci andiamo a fare una centrale idroelettrica che adesso è di moda, no? Non è detto che questo sia immediatamente accettato perché è energia rinnovabile. Quindi c'è un problema di fondo. Ciascun territorio ha dei progetti, ha degli attori che portano i loro progetti, che hanno delle loro aspettative, che si immaginano nel lungo periodo quel territorio in una certa direzione. Un posto tranquillo per crescere i figli, un posto dove andare a pescare, un posto dove fare le vacanze, un posto dove fare il mercato il sabato, eccetera, eccetera. Ok, qualsiasi progetto che arriva in un territorio che ha già i suoi progetti può generare conflitti. Anzi, dovremmo aspettarci che generi conflitti, dovremmo aspettarci che qualcosa emerga. Questo non perché la gente è tendenzialmente rompiscatole, come si sente dire dai politici, o come si sente dire anche da chi fa operazioni, ma perché in un'ottica latinoamericana riconosciamo questo protagonismo sociale e giustizia ambientale. Ovvero, io ho una mia visione, anche se non sono un geometra, se non sono un architetto, se non sono un pianificatore, di come voglio vivere qui, in questo luogo. E quindi, quando vado a progettare, ignorando questo aspetto, è evidente che sto generando un conflitto. Io sono convinto che i conflitti li produciamo, non nascono da soli, li produciamo, per tutta una serie di ragioni. Allora, un primo aspetto che ci aiuta a evitare i conflitti è quello di adottare una prospettiva di lettura della realtà che sia adeguata a non generare conflitti, che sia basata su una teoria di lettura della complessità territoriale, di lettura delle complessità sociali. Come diceva Milton Santos, un geografo brasiliano, c'è differenza tra teoria e ideologia. La teoria sbaglia e grazie ai fatti la possiamo migliorare. L'ideologia non sbaglia mai, anzi si incazza perché i fatti non si adattano all'ideologia. E noi spesso, quando operiamo, operiamo più in maniera ideologica che, diciamo così, teorica. Perché dobbiamo essere concreti, ma concreti spesso guidati da un'ideologia. Quindi se non abbiamo una lettura della complessità della realtà, quindi che il territorio è un territorio plurale, che ci sono attori con loro progetti, che l'opposizione sociale non è solo opposizione sociale ma è protagonismo, e che non dovremmo chiamare quella opposizione ma magari progettualità. È curioso che per esempio nella lettura dei conflitti in America Latina non si parla come da noi in proponente e opponente. Noi diciamo il proponente è quello che arriva con la bella industria dell'alluminio da mettere in quel paese e gli altri sono gli opponenti. Quelli che già il linguaggio dice che sono dei disgraziati, sono gli opponenti. Guarda, arriva un bel progetto e poi ci sono gli opponenti. Tu arrivi col tuo bel progetto di cooperazione e poi arrivano gli opponenti. Questo non ci aiuta.
questo non ci aiuta. Come così la famosa tautologia del Nimbai, not in my backyard. Cosa vuol dire? Che tutte le volte, cioè è bellissimo, si leggono i manuali di scienza politica e dico, tutte le volte che arriva un progetto pubblico ci sono, viene fuori la sindrome di Nimbai, che però scientificamente non si spiega bene, cioè nel senso, c'è il progetto, c'è la sindrome di Nimbai, allora colpa il progetto, scusa che si porta dietro la sindrome di Nimbai, no? Allora, c'è il progetto, c'è la sindrome di Nimbai, cos'è la sindrome di Nimbai? È la gente che si oppone al progetto, quindi è il progetto che provoca la gente che si oppone, non c'è la capacità di cogliere che il progetto non arriva nel deserto, ma arriva in un territorio abitato, dove rispetto a quello ci sono altre visioni. Allora, per esempio in America Latina si parla di protagonisti e di antagonisti, e curiosamente i protagonisti sono i cittadini che nel linguaggio europeo si oppongono ai progetti. Allora, già vedete che l'uso del linguaggio ci aiuta moltissimo a cogliere la dinamica di un conflitto. Se lo vediamo come protagonismo sociale e come occasione nella quale un progetto che arriva in un territorio mette in moto delle energie positive che danno dinamica al territorio per estrarre altri progetti, credo che questo sia un aspetto molto interessante. Allora, perché formarsi a gestire i conflitti ambientali? Perché imparare? Perché studiare queste cose? Beh, prima di tutto direi è interessante perché io sono convinto che i conflitti sono un'opportunità. E io faccio sempre la battuta, no? Parli con i nostri sindaci, ti dicono che non c'è vita, fai le riunioni, non viene nessuno, eccetera. E dico, hai provato a dirgli che vuoi mettere una centrale nucleare nel paese? Vedrai che vengono tutti. Ma banalmente c'è una metodologia su cui per esempio ha lavorato Bobbio a Torino, che è quello di creare l'allarme, cioè di generare una proposta progettuale perché questo stimoli appunto la creatività territoriale e la incanali verso proposte alternative. Allora io credo che il conflitto sia un'opportunità, per riflettere sul territorio, per riflettere su cosa vogliamo fare del luogo dove viviamo. Poi io sono convinto, l'altro aspetto importante è che imparare a gestire i conflitti ci permette di non portarli alla loro dimensione distruttiva, ma tenerli su una proposta, su una dimensione creativa, perché c'è una dimensione creativa del conflitto se lo sappiamo gestire, se lo vogliamo gestire. Se invece arriviamo tardi, lo gestiamo male o lo produciamo male, diventa distruttivo. E altro aspetto importante è che noi dobbiamo, come esperti, imparare a riconoscere le condizioni del territorio prima dell'arrivo del progetto, per capire le sensibilità e le criticità che possono generare cooperazione o conflitto. Cioè la valutazione preventiva della delicatezza della situazione territoriale è importante per capire per esempio le latenze conflittuali, le storie conflittuali, i progetti che hanno generato conflitti o che hanno creato problemi prima, in maniera da agire in maniera anche qui propositiva, soprattutto capire cosa ha senso proporre, capire come muoversi. Quindi tutte queste cose le possiamo, come dire, imparare, ci possiamo lavorare, non possiamo vedere come qualcosa che è avvenuto, ma forse se è avvenuto è perché eravamo un po' sprovveduti. Ok? Quindi la formazione per evitare la sprovvedutezza di fronte al conflitto. Allora, primo contributo è quello di uscire dalla lettura determinista, no? Secondo la quale, in questa lettura determinista, i conflitti avvengono perché c'è un problema di scarsità ambientale. Questo modello qua, modello malthusiano, è un modello che ci dice che le risorse sono poche, la popolazione è tanta e quindi un conflitto avviene per problemi di scarsità di risorse. Ed è una roba, questo modello qua, che non c'entra niente né con la democrazia né con quello che un nostro modo di fare come mondo associazionistico ha. Eppure, se voi vi muovete nei nostri forum ambientalisti, spesso si dice che le prossime guerre saranno per l'acqua perché l'acqua scarseggerà. Siamo in pieno malthusianesimo. Allora, i conflitti avvengono perché le risorse sono scarse. C'è chi teorizza questo, ci ha scritto libri, alcuni documenti delle Nazioni Unite alle volte cadono in questo tema della scarsità, quindi il conflitto è prodotto dalla scarsità. Questa è la teoria che va per le maggiori, soprattutto per chi non sa niente di ambiente. Certi politologi che così a un certo punto si affascinano di ecologia
probabilmente hanno dei ricordi di cosa ho studiato nelle superiori, fanno un po' di confusione tra natura, cultura, risorse, confusione tra risorse e territorio, sono due cose diverse, confusione tra ambiente e territorio, il fatto che l'umanità non vive di natura, ma vive di territorio, il fatto che tu non vai a pescare senza licenza, perché c'è qualcuno che regola la tua relazione con la risorsa, ma questo anche in Africa, ci sono i quande pesce nei villaggi, dove non va con il villaggio, perché se ci va perché vuole litigare. È il famoso modello che in Valsugana hanno paura dei veneti, perché non su quella macchina si portano via la legna, perché il Veneto, che non conosce la cultura montana, io sono veneto nonostante vivo a Roncegno, ma non mi hanno mai accettato come veneto, sono veneto, perché io posso fare due cose gravi dei veneti, che vengono con le taniche, si mungono le vacche al pascolo, e la seconda cosa che farebbero i veneti, vengono con le auto e si portano via la legna. Detto questo, dico però che è molto difficile spiegare a un padovano che la legna nei boschi trentini è gestita con delle regole, ci sono le sorti, eccetera, perché non è abituato. Però questo è il rapporto storico che abbiamo con le risorse. Allora, questo modello determinista, anche se piace, è semplice, non funziona. Molto più interessante è questo. Questo modello è elaborato dal PRIO, Peace Research Institute di Oslo, dove mette in evidenza, per esempio, intanto un po' più di complessità. Modello semplice, non si possono fare modelli troppo complicati, perché sennò quelli di prima muoiono. Avremo un modello a tre step, adesso gli elementi 1 a 2, 4, 6, che è già complicato. Però questo è un modello semplice, già cerca di complicare le cose. Allora intanto ci mostra che la scarsità ambientale non può essere isolata dalla povertà. Ok. Questo può provocare degli effetti sociali. Attenzione però, perché conflitto e cooperazione sono sempre coesistenti. E la direzione da prendere, conflitto verso cooperazione, non è un dato istantaneo, non è un dato istintivo, non è un dato automatico, non è un dato non governabile, è legato alla governance, cioè alle strutture territoriali che tu metti per gestire le risorse. Allora, se tutti vanno a pescare o tutti stanno inquinando un fiume, c'è qualcuno che dovrebbe fare il suo attività di controllo che non l'ha fatta. Se il cambiamento climatico sta avvenendo e provocherà i cosiddetti profughi ambientali, vuol dire che non sta funzionando la governance. Quindi non è un problema di automatismo della scarsità di risorse, ma è il tema centrale: cos'è governance? Sostanzialmente è territorio, è regole, è modalità con le quali puoi andare in un sentiero o non andarci, sono le modalità con cui peschi o cacci, sono le modalità con cui puoi parcheggiare o no in alcune parti della... È il momento in cui non si usa l'auto quando ci sono le emissioni, questo è governance. Allora, generare conflitti o cooperazione sta nella governance, quindi ci ripropone il fatto che il conflitto non è qualcosa di spericoloso, spaventoso, eccetera, fuori dalle nostre portate, ma sta nella nostra portata non agire nell'ambito della governance. E questo è un tema che a molti non piace, perché sarebbe bello pensare al conflitto come una cosa innaturale, spaventosa, ingovernabile, che sta fuori dalla portata umana. Poi, attenzione al linguaggio, in America Latina si parla sempre di conflitti socioambientali, mai di conflitti ambientali, perché c'è sempre la dimensione sociale nella gestione della risorsa, perché la risorsa non è mai isolata dalla comunità. Su questo aggiungiamoci il fatto che possiamo lavorare sulle generazione di cooperazione e non solo sugli elementi che separano e creano conflitto. Torniamo un attimo ad una riflessione sulle risorse. Questo è il cubo delle risorse di Gajil, un ricercatore indiano, che propone una lettura di come a livello globale gestiamo le risorse. E il cubo è abbastanza interessante perché nella sua semplicità però ci aiuta a riflettere su un fatto. Lui parla di società dell'abbondanza e società della, diciamo così, società della prudenza, società della dissolutezza, società dell'abbondanza, società della saggezza, no? E allora sostanzialmente nel cubo ci sono tre dimensioni. Una è lo spazio di raccolta. Un tempo tutti noi eravamo gente degli ecosistemi,
avevamo uno spazio di raccolta limitato attorno a casa, i contadini vivevano di ciò che producevano dal campo, al massimo si portavano le vacche al pascolo e la nostra impronta ecologica era molto limitata. Esistono ancora società degli ecosistemi, anche i nostri nonni, ma in moltissime parti del mondo, gente deve vivere con le risorse che ha sotto casa. Noi invece non siamo società degli ecosistemi, siamo società della biosfera. A noi fa lo stesso avere le fiere argentine o quelle di Napoli, fa lo stesso avere il gamberetto ecuadoriano in tavola o quello della Thailandia. E quindi avere spazi di raccolta di questo tipo genera un prelievo di risorse piuttosto elevato in un'area molto estesa. Noi possiamo sostituire le risorse, mentre chi è gente degli ecosistemi non può sostituire le risorse, è legato a quello. E noi poi possiamo anche controllare le risorse attraverso per esempio il mercato, un sistema di prezzi, il fatto che le pere, anche se fanno migliaia di chilometri, non hanno prezzi così strabilianti, no? E questo porta a gente della biosfera, che è quell'angolo estremo là basato sulla dissolutezza, e gente degli ecosistemi basato sulla prudenza. È chiaro che questo prelievo di risorse a livello globale mette in crisi la gente degli ecosistemi, provocando i cosiddetti profughi ambientali o rifugiati ambientali che li vedete lì. Ma questo cubo così non è una riflessione moralistica, è una riflessione ancora sul tema della governance. Attraverso il nostro sistema di prezzi che generiamo a livello globale, attraverso un sistema tecnologico che ci permette di spostare risorse, eccetera, noi stiamo generando una società della dissolutezza che mette in crisi la società della prudenza e che genera profughi ambientali. Okay? E anche questo non è un dato che avviene, qualcosa che sta fuori dalle nostre portate, qualcosa che non si sa come, ha delle regole. Okay? Avviene per le nostre scelte di consumo quotidiane, che poi per esempio rispediamo dal clima. E anche qui è questione di governance. Allora, questo è un riassunto abbastanza interessante di due ricercatori che hanno per esempio analizzato i conflitti in ambito urbano, dove si parla molto di città oggi, di sviluppo urbano sostenibile, dove tener conto di vivibilità, equità, economia e ambiente, e dove però si possono generare tante tipologie di conflitti. Facciamo il caso per esempio tra equità e vivibilità, no? Si migliorano alcune parti di quartieri urbani, però l'accesso ai quartieri migliorati non lo possono avere tutti. C'è quel famoso fenomeno che si chiama gentrification, per cui una classe intellettuale ben dotata economicamente acquisisce parti di città che vengono abbandonate dai poveri. Okay? E questo è un filone di conflitti, per esempio conflitti legati alla crescita, all'economia, eccetera. Quindi è necessario di volta in volta, quando si va a analizzare come cambia il territorio, capire i conflitti ci portiamo dietro. E ancora qui siamo sulla governance, attenzione, quindi quando faccio un cambiamento della mia città sto preparando il terreno per dei conflitti. Non c'è solo il bello di chi verrà a occupare questa città perché ha le condizioni economiche, ma c'è anche qualcuno che se ne va perché viene messo da parte. Salvador de Bahia, per esempio. Ho visto Salvador de Bahia nell'88, no? E ho visto Salvador de Bahia nel 2004-2005. La città, tra virgolette, bonificata, migliorata, no? Bello. Dei posti dove nell'88 non potevi andarci perché erano un po' da sprovveduti e rischiavi che la macchina fotografica te la trovavi in vendita dall'altra parte. Nel 2004 c'erano i negozietti, c'era l'insegnante di samba, tutte queste robe molto belle per il turismo, città bonificate, poveri portati fuori a 20 km la città, ok? E anche qui ancora governance. Questo è uno schema che poi troverete, poi c'è un libro che abbiamo scritto qualche anno fa con dei colleghi sui conflitti ambientali in America Latina, si chiama I territori dei cittadini, il libro potete anche scaricare dalla rete. Qui abbiamo messo in evidenza la necessità che i conflitti necessitano di osservazione nel tempo e andare a vedere almeno questi tre momenti, la latenza, la visibilità e la trasformazione. Ci sono conflitti che non appaiono mai, che rimangono latenti per una serie di ragioni, no? Per cui il rapporto tra cooperazione e conflitto rimane così, conflitti che diventano visibili, la TAV, i rifiuti a Napoli, le opposizioni delle popolazioni indigene in confronto alle attività petrolifere, eccetera, conflitti che riescono a trasformarsi,
per esempio in British Columbia, popolazione indigene e impresa costruita dal joint venture per lo sfruttamento sostenibile delle foreste, no? Ma non sempre vanno in questa direzione. La cosa interessante è cosa guardare in conflitti, intanto che attori sono coinvolti. Ci sono degli attori, per esempio, che cambiano le corse dei conflitti, che si generano, che spariscono. Attori che sono interessati a catturare il conflitto, a starci dentro il conflitto, ma non operare. Poi come lavorano gli attori e poi come cambiano le questioni ambientali nel tempo, no? Cos'è, nel nostro caso del referendum, mi siamo dati dietro, cos'è la questione ambientale? Un po' di confusione. La politica energetica paese, sì, certo, importante. Dove fare attività fossile o no, come uscire dal fossile, ok? Queste sono parecchie questioni che c'erano, ci sono dentro, ma forse non vanno affrontate con un referendum. Oppure come ci si muove in un conflitto, no? Allora, questo è un contributo di Barrow, dove mostra per esempio gli approcci tecnocratici, gli approcci partecipativi, gli approcci orientati all'azione, gli approcci orientati alla ricerca, e quindi trovare approcci orientati alla questione, coinvolgendo la comunità, cercando di lavorare sulle relazioni, eccetera. Quanto tempo ho? 5 minuti. Bene, allora arrivo. Tre strumenti che io vedo abbastanza utili nella gestione dei conflitti. Il primo è la valutazione di impatto sociale, uno strumento abbastanza nuovo, non obbligatorio per legge, in alcuni paesi si usa, per esempio negli Stati Uniti, come obbligatorio per legge, e che è uno strumento che si affianca alle fasi di progettazione e valutazione di impatto ambientale per capire, prima di fare il progetto, quali possono essere gli impatti sulla popolazione. Come cambio, ad esempio, l'accesso all'acqua, alla biodiversità, al lavoro, eccetera, eccetera. Un secondo strumento che si usa soprattutto perché anche proposto dalle Nazioni Unite e della Convenzione per i Popoli Indigeni è il consenso previo libero informato, cioè tutti i popoli indigeni in cui si fanno operazioni nel loro territorio dovrebbero essere informati e dare il loro consenso alle operazioni. Qui si apre una partita molto complessa e difficile. Poi la Peace and Conflict Impact Assessment, ovvero la valutazione preventiva prima degli interventi su cosa fare. Ma vorrei mostrarvi una cosa un po' concreta. Allora, stiamo in America, stiamo in Nord America nel pragmatismo della poliarchia e del liberalismo americano. Questa è la pianificazione che si fa nel Wisconsin, nelle aree protette, per evitare i conflitti. Questo è un caso molto particolare, sui conflitti nell'outdoor, cioè nel tempo libero legato alle aree protette, dove si vede per esempio una serie di attività, la guida dei quad, sostanzialmente la caccia, la motoslitta, l'escursione a cavallo, il mountain bike, lo sci nordico, l'escursione in bicicletta, il trekking, l'osservazione della fauna, il campeggio, e poi ci sono dei valori di compatibilità, dove rosso vuol dire che le cose confliggono, dove giallo più o meno, dove verde che va bene. Come si legge questa tabella? Allora, se io guido il TAV, scusate, guido l'ATV, ovvero il quad, sono disturbato da chi fa caccia? Pochino. Da chi fa motoslitta è compatibile, da chi va a cavallo è compatibile, da chi fa camping è compatibile, cioè per me che guido la TV non c'è problema. Però se io faccio trekking, sono disturbato da chi guida i cavoli, sono disturbato da chi va a caccia ancora di più, da chi va con la motoslitta, certo, ok? Quindi queste cose si sanno prima, quando vai a progettare la gestione di un'area, ok? Com'è che funziona? Questa tabella è nata coinvolgendo una serie di gestori di aree protette per capire quali attività delle aree protette erano compatibili e incompatibili. Voi capite anche la applicazione della conoscenza alla gestione di conflitti. Io mi rivolgo recentemente sulla gestione di conflitti in parchi e turismo, no? Mi sono occupato di problemi di petrolio e ambiente, va già meglio. Ecco, le prime, insomma, le aree sono un attimo, qui è già meglio, insomma, cioè, la gente si incazza, si tira dietro le posate, però insomma dai, tutto sommato si gestisce. Allora, Wisconsin definiscono la matrice degli usi compatibili e incompatibili a terra e l'attività acquatica, quindi la moto d'acqua, lo sci nautica, il nuoto, cioè troverete uno che nuota non è che va d'accordo con uno con la moto d'acqua, ok? O con lo sci nautico, eccetera. Bene, definito questo, come si lavora? Allora, abbiamo uno spettro di interazioni ricreative, alcune antagonistiche, altre complementari. Come si lavora su questo spettro? Uno,
nelle antagonistiche si separano e si applica la legge. Cioè non si parcheggia sulla pista ciclabile, non si parcheggia sul parcheggio per i disabili. Cioè non è che il modello conflitti, scusate, gestione di conflitti alternativo e partecipativo debba ignorare i metodi del comando e controllo. Cioè no, ma non si fa, non si fa. Cioè, non si fa come un coltivatore in chiesa. Cioè. No, mi spiace. Ok, però non puoi incazzarsi se in chiesa l'altro stranulta e non si interprete. Sono due cose non diverse. Allora, prima cosa, si separano gli usi che non possono andare, quindi non si può fare petrolio in altro tempo. Ok? Quindi la gestione alternativa del conflitto richiama l'uso di uno spettro di strumenti estremamente ampio, compreso l'uso della vecchia legge, di cosa si può fare e cosa non si può fare. Ok? Poi c'è l'interazione faccia a faccia su quelle che sono competitive. Allora, se arrivi tu col quad e l'altro con la moto slitta, arriva il guardiafatto americano e gli dice: dopo 4 bestemmie iniziali perché non aiuta, ma signori, per favore, attenzione, ok, qui c'è tutto un lavoro dove ancora le forze dell'ordine, i vigili, la legge, chi vogliamo, gli esperti, dei facilitatori di campo, si possono trovare, che lavorano sul faccia a faccia, ok? Dove si regola e si educa. Poi c'è tutta la fase della programmazione partecipata, dove si evita dalla base che alcune cose avvengano, ok? Dove si educa, si monitora e si incoraggia. Allora, la gestione alternativa dei conflitti non richiede abbandonare degli strumenti, ma di aggiungere il comando e il controllo, che non è sufficiente in sé per tutto, ma di mantenerlo, perché quando ci sono violazioni della legge, tipo taglio abusivo di alberi, non solo in Brasile, ma dappertutto, ok? Attività industriali in zone sensibili, lì stiamo violando la legge, stiamo violando i diritti umani, lì è necessario un certo tipo di intervento. Dove è possibile lavorare sull'educazione e sulla comunicazione, si lavori sull'educazione e sulla comunicazione. Dove è possibile lavorare sulla programmazione, che è un aspetto importante, si lavori. Ecco allora che la programmazione partecipata e la dimensione preventiva acquisiscono un ruolo estremamente importante. Ecco, vi ho portato questo esempio perché nella sua semplicità, nella sua pragmaticità e soprattutto nel suo consolidamento è un esempio interessante. Chiudo con una cosa veloce. Allora, in Francia dal 95 esiste una struttura pubblica che si chiama Commission Nationale du Débat Public, dove tutti i grandi progetti che vengono fatti in Francia passano attraverso un dibattito pubblico. Ok? Stavo parlando prima, ma come gestiamo i conflitti? O caso per caso, o entriamo quando il conflitto c'è. Gli Stati Uniti, per esempio, si usano molti facilitatori. Nasce il conflitto, tacca, l'amministrazione locale manda facilitatori per gestire il conflitto. Ok? In Francia, che sono un pochino più strutturati, hanno una commissione dove tutti i progetti pubblici passano attraverso la commissione. Vi do qualche dato sulla commissione. Allora, tutto un dibattito pubblico nell'area del progetto in media dura 20 mesi. Per gestire il dibattito pubblico, signor, si spende 1 milione di euro, cioè non si fa la povertà, perché qui siamo tutti capaci di dare 100.000 euro all'architetto che faccia un progetto, ma un facilitatore che ci lavori non si tirano fuori 200 euro, no? Perché a un certo punto costa, fare gestione di conflitti costa, non può venire gratis, ok? 1 milione di euro però è lo 0,12% del valore del progetto, niente, progetti di centinaia di milioni di euro, spendere questo non è niente. Il 94% del costo della gestione del processo pubblico è in capo al proponente, ok? Per esempio, Veneto Strada, la costruisce la Pedemontana, Montana, 1 milione di euro lo vende per il dibattito pubblico, non è avvenuto, perché siamo in Veneto, non in Francia, ok? E il 94% lo paga il proponente, il 6% lo paga lo Stato. Attenzione però, qual è l'esito del dibattito pubblico? 2/3 dei progetti che sono passati al dibattito pubblico sono stati cambiati. Questo ci dice il valore anche tecnico che ha passato al progetto per il dibattito pubblico e non generare conflitti. Attenzione, cambiati dovuti a modifiche profonde, ok? A rimaneggiamenti, perché oggettivamente sapete, potete progettare a tavolino, da foto aeree, eccetera, potete poi coinvolgere la comunità. Attenzione, moltissimi abbandonati. Questo è il prezzo 0,12% del valore progetto che dobbiamo pagare alla democrazia, invece pagava alla mafia e alla corruzione. Questa è la grande differenza.
Grazie.